in diverse forme. Allora, abbiamo quello secco, e quando arrivano le persone sul territorio, un secondo dopo, quando nasce cioè un secondo dopo, dopo la nascita di un bambino, può prendere la cittadinanza del paese di accoglienza. Questo succede in alcuni paesi del mondo, come gli Stati Uniti, come l'Argentina e pochi altri. E questo si chiama ius soli secco, quindi quello puro. Può esistere un altro tipo di ius soli, che è lo ius soli temperato. Al Parlamento sono state depositate tantissime proposte di legge, quindi tra Camera e Senato sono circa 20. Tutte queste proposte di legge, tra cui la legge popolare, la proposta di legge popolare che sicuramente avete firmato, l'Italia sono anch'io. Quindi se avete firmato l'Italia sono anch'io, avrete anche visto che quella parlava di uno ius soli temperato, non parlava di uno ius soli secco, Quindi cioè. persone, figli di persone già regolarmente residenti da un tot. Esattamente, quindi un percorso di integrazione di genitori, di persone sul territorio alla nascita del bambino dopo 2, 3 oppure 5 anni. Che il tempo e la discussione che si sta facendo all'interno delle forze politiche, ma anche